Vivere con un pieghevole, in questo caso Samsung Galaxy Z Flip, che ci crediate o meno, non ho mai avuto la possibilità negli scorsi mesi di avere un terminale fold mio, quindi da utilizzare quotidianamente. Complice la mega promo, oramai la conoscerete tutti, purtroppo oramai praticamente esaurita, che permetteva di portarsi a casa proprio questo Z Flip da MediaWorld a meno di 500 euro, un prezzo veramente incredibile, mi sono lanciato, ho inserito la mia SIM proprio al suo interno e nel momento in cui state vedendo questo video ho passato una settimana praticamente con lui. Non voglio raccontarvelo in recensione, magari fatemi sapere con tanti pollicioni in su se volete un aggiornamento di un contenuto che Daniele aveva già fatto nei mesi passati, ve lo lascio linkato qua sotto, andatevela a recuperare in caso ve la foste persa, ma dirvi da utilizzatore di smartphone tradizionale cosa significa aprire e chiudere lo smartphone per vivere la nostra quotidianità tech. Sigla! Un po' incredibilmente il più grande cambiamento è che non c'è cambiamento, nel senso che la facilità con la quale siamo abituati a utilizzare il nostro smartphone in realtà ci porterà anche ad apprendere questa nuova forma pieghevole e l'abitudine diventa in realtà dopo le prime ore un elemento veramente molto importante. Effettuare questo gesto di apertura e chiusura per andare a usufruire di tutte le applicazioni diventerà un gesto quotidiano, anche per chi magari come della mia generazione o più giovani di voi all'ascolto non ha vissuto la prima generazione di telefoni cellulari che dovevano essere per forza aperti per essere utilizzati. Oramai dopo tanti anni di smartphone, quindi il concetto di riabituarsi magari per molti oppure di abituarsi per la prima volta a dover aprire lo smartphone, non doverlo trovare subito pronto all'atto di estrarlo dalla tasca, secondo me è un non problema e questa è stata una scoperta per me molto piacevole. Avevo paura di dovermi magari abituare a un periodo magari di qualche giornata non propriamente positiva, devo dire invece che magari questo fa parte un po' della natura umana, l'abitudine è diventata veramente un concetto predominante e mi è stato secondo me facile utilizzare questo smartphone tanto quanto uno tradizionale. Sono un patito di tecnologia, di smartphone, sono forse anche troppo appassionato e un po', diciamo, come dire, come aggettivo, un po' fanatico nel tenere bene il mio terminale. Avevo quindi paura che dover andare a utilizzare il meccanismo per 20, 30, 40 volte al giorno, quanto è necessario, potesse in realtà darmi dei patemi, magari anche la polvere che si può andare a innestare all'interno dello schermo, all'interno della cerniera stessa. Devo dire che effettivamente questa paura di dover fare più attenzione del dovuto all'utilizzo dello smartphone non l'ho trovata. Sono un utilizzatore di Flip da una settimana, come vi dicevo, in tasca lo ripongo chiuso, quindi quando non lo utilizzo lo vado a richiudere, non mi sono ancora fidato nel tenerlo aperto dentro la tasca, quindi questo secondo me è ancora migliore rispetto a chi utilizza cover solamente oppure nulla di uno smartphone tradizionale. Andandolo ad aprire poi lo smartphone in questo caso ha una pellicola, Samsung chiede di non rimuoverla anche se non è obbligatorio, molti la sono andata a sostituire con una di qualità maggiore perché effettivamente qualche ditata rimane, anche la scorrevolezza al tatto non è delle migliori, però devo dire che io non andando a sostituire quella pellicola non mi sento secondo me così in difetto. Anche la piega centrale del display si vede, si nota, inutile dire il contrario, ma è un elemento che effettivamente, a parte quando preso sotto luce diretta del sole, qui magari la stagione mi dà un po' di fortuna, quella invernale, non è un elemento che durante le giornate vi darà fastidio. Si sente quando passate il polso, si sente quando passate il dito, volevo dire, scusate, sopra, quindi effettivamente è un elemento diverso rispetto a uno smartphone tradizionale, ma non è secondo me questo un problema. Quello che può essere in realtà un elemento da valutare che la qualità in sé della riproduzione dei colori è completamente diversa rispetto a uno smartphone tradizionale.
Qui devo dire che bisognerà aspettare, secondo me, ancora qualche generazione. Non ho potuto ancora vedere Z Fold 2 per farmi un'impressione anche sull'ultimissima generazione, ma mettere a fianco uno smartphone anche medio-alto gamma rispetto a questo Z Flip a livello di display, secondo me, restituisce una performance peggiore. Quindi, sotto questo punto di vista, delle limitazioni che non sono, secondo me, in merito ai materiali o alle preoccupazioni della sua durata nel tempo, ma proprio in merito alla qualità del pannello, del plastic OLED che viene utilizzato in questo caso da Samsung per questo Z Flip. Batteria, come si comporta? Lo Snapdragon 855 mi faceva, secondo me, dormire già sonni tranquilli anni fa quando provavo gli smartphone. Anche con questo form factor e con questo design, devo dire che, a parte i primi due giorni in cui i servizi Facebook mi hanno fatto penare, mi hanno veramente fatto arrabbiare, sono riuscito a trovare la quadra di uno smartphone che mi dà autonomie maggiori rispetto a S20 Plus, S20 Ultra, smartphone che ho provato di ultima generazione Samsung dotati di processore Exynos, ma questa non era una scoperta. Quindi devo dire che il fatto di avere uno smartphone tascabile, compact, chiamiamolo così, nella sua forma chiusa, non vi darà nessun tipo di problema lato autonomia e batteria. Chiudo questa mia prima settimana con Z Flip, fatemi sapere anche qui, ve lo rimando come ricordo con tanti mi piace, tanti commenti, se volete una recensione, una re-recensione a fine 2020 di Z Flip, se magari tanti di voi sono andati ad acquistarlo proprio con le promo di queste settimane, di questi giorni, con l'analisi della fotocamera, una fotocamera che è quella di S10, e qui devo dire che sussiste un grande problema di fondo, ovvero il fatto che negli anni siamo tentati a voler andare a valutare tutte le novità, tutte le implementazioni, la camera zoom di S20 Ultra, salvo poi andare a vedere gli scatti di questo Z Flip, che sono quindi le foto di S10, e riscoprirle come delle foto che per il 99% degli utenti sono perfette, sono bellissime, sono sature, sono ricche di colori, sono ben contrastate, sono pronte per i social. Quindi qui effettivamente si scopre il grande problema, che poi problema non è, ma è un difetto delle case produttrici nel cercare di venderci miglioramenti di tecnologia che a volte non ci sono. Andatevi a recuperare anche la recensione di Huawei P30, anche il confronto con Pixel 4a che ho fatto di recente, per scoprire come uno smartphone di ormai un anno fa, con diversi mesi sulle spalle, come nel caso di Z Flip S10 a livello di fotocamere, per scoprire che gli smartphone sono ormai a un livello talmente alto che possono durare nel tempo più di quello che le aziende vorrebbero farci credere. Questa era soltanto una mia chiacchierata, spero di avervi fatto compagnia con Z Flip, la mia prima settimana nel mondo pieghevole, e vi posso assicurare che non sarà l'ultima. Avevo il timore, provando anche, lo avete visto sui nostri social, diversi altri smartphone, il Note 20, ultimissimo arrivato, che sarei voluto ritornare dopo poche ore, dopo pochi giorni, al mondo tradizionale. In realtà così non è stato, e ad andare ad aprire e chiudere questo smartphone è un'operazione che, come la prima volta che l'ho fatto, ancora mi stupisce e mi fa sorridere, mi rende felice. Spero che anche voi, se siete andati a acquistare questo smartphone, abbiate queste sensazioni. Se avete dei dubbi, magari, e state valutando la transizione da smartphone tradizionale a pieghevole, commentate qua sotto, fatemi tutte le domande nel caso. Apriamo una bella discussione insieme. Da Marco e da tutto il team di Spazio Tech un ringraziamento, ci troviamo ai prossimi video, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e lasciare tanti mi piace. Ciao!